gli organizzatori, in particolare il presidente Minniti, per questo momento importante di confronto che peraltro pone al centro dell'attenzione il dialogo tra l'Europa e l'Africa, poi peraltro con questa efficacissima definizione del titolo, cioè della comunanza in un unico vestito. Saluto con piacere il presidente del Niger Bazoum, ovviamente la cui presenza oggi qui con noi è un segno tangibile del grande rilievo che noi attribuiamo alla collaborazione tra i nostri paesi. Del resto l'Italia, per ragioni anche storiche e geografiche, un po' è stato accennato anche dal presidente Bazoum, costituisce un naturale ponte tra le due sponde del Mediterraneo e quindi è un ruolo che noi italiani siamo chiamati ad esercitare con doveroso impegno, con coraggio e con responsabilità. Questo è un momento di precarietà, di equilibri internazionali e proprio per questo l'Europa e l'Africa credo siano sempre più chiamati ad interagire per governare fenomeni di comune interesse. È chiaro che per fare questo probabilmente dobbiamo concordare anche la possibilità di un cambio di paradigma, che superi anche degli stereotipi e degli stereotipi consolidati che a volte hanno rischiato di minare la fiducia reciproca tra noi europei e i nostri fratelli africani. Credo che sia la mia convinzione che da un lato europeo troppo spesso vengano sottolineate le difficoltà di sviluppo dell'Africa e i suoi scenari di crisi, sottovalutando invece la complessa realtà e la realtà di un continente dinamico ed avviato in molte sue aree verso un chiaro e possibile percorso di crescita. Peraltro poi ragionare di Africa al singolare, come spesso facciamo, è del resto abbastanza riduttivo, perché parliamo di oltre 50 stati indipendenti, con sistemi politici ed istituzionali molto diversi tra loro, con decine di lingue ufficiali o migliaia di dialetti, culture, tradizioni, religioni, costumi. Io dall'altro credo che sia innegabile che i nostri partner africani siano spesso condizionati dall'immagine di paesi europei che sono sempre più concentrati sui propri interessi specifici e molto meno rispetto ad una equilibrata collaborazione. Si tratta quindi di queste due prospettive che, se purtroppo possono trovare spesso una loro motivazione su un piano storico, debbono d'altro canto essere ridimensionate e superate, peraltro alla luce della realtà globalizzata del XXI secolo. La velocità dei cambiamenti che stiamo vivendo non ci permette di rimanere peraltro ancorati a rigidi cliché che ci impediscano di vedere le nostre convergenze e quanto ciascun continente abbia bisogno l'uno dell'altro. L'Africa rappresenta una regione dalle enorme potenzialità, quello che ha detto il presidente Bazoum lo rende quanto mai evidente, potenzialità economiche frenate sicuramente da alcune fragilità come i limiti nella diversificazione produttiva e la scarsità di infrastrutture e di strumenti finanziari adeguati, però va tenuto in conto che è stato previsto che nei prossimi 5 anni 7 paesi africani saranno tra i 15 in più rapida crescita economica. E voglio dire, ne ho trovato traccia nell'intervento del presidente Bazoum, ma anche la stessa curva demografica, che molto spesso ci spaventa, è un fattore che sicuramente comporta indubbiamente aspetti di natura problematica, ma che rappresenta anche un elemento che, se debitamente governato ed accompagnato da un più equilibrato sviluppo economico, può contribuire al decollo del continente. Del resto io credo che la crescita demografica, quindi aumentare anche una platea giovanile nella popolazione africana, può significare sicuramente aumentare un mercato interno e rendere più attrattivi quegli investimenti a cui faceva riferimento il presidente Bazoum. Quello sicuramente da cui non possiamo prescindere è un elemento di metodo. Occorre sicuramente un dialogo più franco e più leale, che sappia creare condizioni di fiducia e costruire forme di cooperazione e di beneficio reciproco. Io dico questo con una forte convinzione, anche perché rispetta anche alla mia personale esperienza in un settore specifico ma di grande attività come quello dei flussi migratori. È chiaro che questo ci si aspetta dal Ministro dell'Interno, anche se con molta efficacia e con molta ragione credo che il Presidente Bazoum abbia saputo tracciare un legame che esiste dal problema dei traffici illegali delle migrazioni anche con altri traffici, quello della droga, delle armi, quindi altri traffici illegali.
Molto spesso alcuni stati africani si trovano a gestire flussi in transito verso l'Europa, con conseguenze anche destabilizzanti sul piano sociale e della tenuta del proprio sistema di accoglienza. E come è stato detto dal presidente Minniti, proprio il Niger sta svolgendo da anni un ruolo cruciale in questo ambito, soprattutto attraverso dei centri di transito d'emergenza che sono a disposizione dei migranti presenti sul proprio territorio. Va detto peraltro che le dinamiche migratorie illegali vanno assolutamente, inevitabilmente, ad alimentare circuiti criminali che minano il quadro di sicurezza e di controllo di questi paesi. E se non partiamo da queste considerazioni, è difficile individuare una strada comune per affrontare a meglio anche il tema dell'immigrazione. Io in queste prime settimane da Ministro dell'Interno, è stato anche abbastanza visibile, a cominciare poi dal Consiglio dell'Unione Europea straordinario dello scorso venerdì, ho cercato di lanciare un messaggio chiaro ai miei colleghi europei sull'esigenza e sulla necessità di soluzioni strutturali di lungo periodo che vanno cercate nella cosiddetta dimensione esterna, rafforzando cioè la collaborazione con i principali paesi di origine e di transito dei movimenti migratori. Per fare ciò, io credo che occorra lavorare su un dialogo politico a più ampio spettro con i paesi africani, includendo tanto gli aspetti migratori quanto i progetti per lo sviluppo, e anche questo credo che abbiamo ritrovato nella rappresentazione e nelle vocazioni che ha fatto il presidente del Niger. Tale impegno deve essere, credo, supportato da una adeguata mobilitazione di risorse europee, tema che è stata, per la verità, in questa circostanza ampiamente condiviso per il momento, insomma, a livello di discussione anche a Bruxelles. Un elemento chiave per il successo di una strategia di questo tipo è sicuramente che l'Unione Europea agisca finalmente come attore geopolitico coeso e consapevole del fatto che in determinati quadranti geografici sia necessario intervenire direttamente assieme ai paesi terzi sul loro territorio. L'Europa deve in sostanza avere la capacità di assumersi la responsabilità di essere il motore di un piano di sostegno globale, da concertare con altri soggetti importanti come l'Alto Commissario delle Nazioni Unite e l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, in diverse direzioni. Ce ne sono alcuni obiettivi precisi e direzioni verso cui andare, ad esempio sviluppare un programma di sostegno allo sviluppo dei paesi terzi per ridurre le cause profonde dell'immigrazione legale, anche questo ha detto il Presidente Bazoum, sostenere la crescita di forme di economia alternative al favoreggiamento dei traffici dei migranti, bisogna creare delle condizioni che anche in quei paesi sia ritenuto più attrattiva l'economia legale rispetto a quella che sono gli elementi di economia illegale che pure sono connessi ai traffici di migranti. Creare le condizioni nei paesi terzi per una gestione in loco dei rifugiati, coerente appunto con gli standard internazionali ed anche attraverso la realizzazione di centri internazionali. Da ultimo, prevedere percorsi strutturati di trasferimento diretto in Europa di soggetti vulnerabili, sul modello per l'appunto, lo diceva il Presidente Minniti, di quei corridoi umanitari avviati dall'Italia e che rappresentano per l'Italia quasi un'esperienza per l'appunto quasi esclusiva e che noi portiamo con vanto come modello da estendere nell'esperienza europea. Devo dire che nell'occasione a cui faccio riferimento di questa riunione del Consiglio straordinario della settimana scorsa, ne seguirà un altro il prossimo, quindi la discussione proseguirà il prossimo 8 dicembre, ho registrato dei segnali positivi a livello europeo. Innanzitutto credo che possiamo vantare il merito di aver stimolato la Commissione europea a presentare un piano di azioni che al momento è stato oggetto di una traccia di discussione in 20 punti e che sicuramente, la lettura del quale possiamo dire che è una buona fase di partenza che risponde a molte delle sollecitazioni che avevamo posto nelle settimane precedenti, anche se ovviamente i principi condivisi dovranno poi essere concretamente trasformati in azioni operative, però era importante da parte nostra sollecitare una discussione che partisse proprio anche dalla presentazione di una traccia scritta, da un documento. In particolare, poi in occasione di questo Consiglio, pienamente condiviso il richiamo all'esigenza poi di consolidare una cooperazione con il Niger
attraverso la rapida attuazione di quello che è il partenariato operativo antitraffico, il potenziamento del meccanismo di transito di emergenza e anche del programma regionale di sviluppo e protezione. Sono progetti già esistenti in cui l'Italia ha un ruolo molto importante anche di leadership rispetto ad altri paesi che vi partecipano. Si tratta per l'appunto di piste operative che noi come paese stiamo già da anni sviluppando proprio nella consapevolezza dell'importanza della collaborazione con i paesi terzi e con il Niger in particolare. Sin dal 2016, infatti, il nostro paese è, come dicevo, un capofila di un consorzio di 14 stati europei e coordina in tale veste questo programma regionale di sviluppo e protezione per il Nord Africa, che mette in campo azione per la protezione di migranti e dei rifugiati. Ed è in questa cornice che proprio in Niger sono stati realizzati numerosi progetti approvati dalla Commissione europea per rinforzare il sistema locale di asilo e le attività di contrasto alla tratta. Un'attenzione particolare in quest'ambito è stato peraltro dedicato all'assistenza dei minori non accompagnati, che sapete essere fragili vittime dello sfruttamento di organizzazioni criminali. Accanto a questi interventi l'Italia ha una serie di iniziative da tempo anche in chiave strettamente bilaterale con fondi nazionali. Stiamo proseguendo la nostra azione di sostegno allo sviluppo di paesi africani insieme a partner del volontariato sociale. Abbiamo ritenuto prioritario contribuire alla creazione di posti di lavoro collegato, lo diceva il Presidente Bazoum, all'uso ottimale delle risorse idriche, alla raccolta e al riciclo dei rifiuti, così come peraltro a concorrere concretamente allo sviluppo delle opportunità di impiego dei giovani in importanti regioni di quei paesi. Vanno, credo, peraltro spese sicuramente alcune parole anche su un'altra iniziativa che abbiamo portato avanti negli ultimi anni e che ritengo importante valorizzare anche nella prospettiva di una possibile prossima cornice europea. Mi riferisco più in generale ai programmi di ingresso legale verso i paesi occidentali da parte delle persone più vulnerabili. Abbiamo detto prima, strumento peraltro che ho avuto modo di discutere con i colleghi europei proprio lo scorso martedì in occasione di un forum organizzato dalla Commissione europea. Sono iniziative che costituiscono, io credo, una risposta essenziale sia sul piano umanitario, ma sia per sostenere quei paesi limitrofi alle aree di crisi che spesso accolgono centinaia di migliaia di rifugiati. E ritorno a parlare da questo punto di vista, si è detto a questa esperienza delle evacuazioni o corridoi umanitari che noi effettuiamo in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, con partner del settore religioso e del privato sociale, e che hanno consentito di trasferire in Italia più di 5.000 persone, 4.000 dal Libano, Niger e Etiopia e 1.000 direttamente dalla Libia anche attraverso il Niger. E io sono convinto che l'esperienza di questi corridoi umanitari favorisca anche l'instaurarsi di legami e di relazioni proprio tra chi accoglie e chi è accolto, favorendo così concorrendo a dissipare anche quelle paure, a quelle diffidenze, dunque a ribaltare in chiave positiva la narrazione che sovente accompagna i fenomeni migratori. Io credo che si possa trattare di un impegno concreto che risponde all'esigenza di supportare gli sforzi di paesi come il Niger, che stanno tentando di aprire una nuova stagione di stabilizzazione e di sviluppo. È certo che questa nuova stagione può davvero rappresentare la strada vincente, il percorso da seguire, fondato sul dialogo con le comunità locali, sul contrasto alle diseguaglianze economiche, alle diseguaglianze sociali e sul miglioramento dell'istruzione pubblica. Anche questo ci ha detto il Presidente Bazoum, una strategia peraltro che oltre a rappresentare un fattore di svolta per la crescita del Paese potrà anche contribuire, ed è importantissimo, ecco perché ho apprezzato molto il collegamento che è stato fatto tra tutti i traffici illegali, potrà contribuire a ridurre l'attrattiva della scelta jihadista, che è un altro elemento che ci preoccupa fortemente, tanto più in una fase storica in cui l'Europa sta avendo in altri paesi dei meccanismi di arretramento da quei paesi e stiamo sempre più registrando in un contesto geopolitico molto critico, anche a seguito del conflitto in Ucraina, una presenza preoccupante di altri paesi.
Io credo che per sostenere questo percorso sia necessario che anche a livello europeo ogni Stato ripensi alle proprie priorità e che lo faccia a cominciare proprio dal ruolo della migrazione nelle relazioni esterne. È chiaro che si tratta di un approccio che richiede un'ampia gamma di strumenti strategici e operativi, le diverse politiche che si possono mettere in atto, quale appunto la cooperazione allo sviluppo, tutto ciò che riguarda la sicurezza, i visti, il commercio, l'agricoltura, è stato detto, gli investimenti, l'occupazione, sono tutti ambiti tematici che non dovrebbero essere affrontati a compartimenti stagni, bensì in una logica di autentico partenariato reciprocamente vantaggioso. È ovvio che per raggiungere questi obiettivi occorrono politiche migratorie equilibrate e sostenibili per rilanciare percorsi di migrazione legale, non mi stancherò mai di dirlo, in favore di quei giovani che non riescono a scorgere nel proprio paese prospettiva di vite dignitose. Noi dobbiamo cercare anche di contribuire ad invertire quest'ordine logico. Cioè dobbiamo, in altre parole, continuare a lavorare per una mobilità internazionale vantaggiosa per tutti, intercettando le esigenze e le aspettative dei paesi terzi e coinvolgendoli in maniera proattiva in meccanismi che non siano costruiti solo sull'esigenza di prevenire di per sé l'immigrazione illegale. Chiudo dicendo iniziative come queste, per quanto ovviamente foro di discussione, si pongono decisamente proprio in questa direzione, in quest'ottica, perché la discussione è importante, perché crea cultura, crea opportunità anche di fare cultura, quindi di affermare poi operativamente delle iniziative concrete, e credo che iniziative come queste, va dato atto al Presidente Minniti, alla Fondazione che presiede, rappresentano sicuramente delle utili occasioni per mantenere aperto un dialogo e fornire un prezioso contributo di idee per la costruzione di una nuova governance dei fenomeni migratori e direi più in generale di una sempre più proficua iniziativa di cooperazione da sviluppare in ogni ambito internazionale. Grazie per l'attenzione.